Serge Parsani sono i tecnici. Scusa. E allora chiediamo loro di alzare la mano. Una volta presentati, eccoli qua. Allora, con il dorsale 131 da Roma, già una vittoria in carriera, una bella carriera, che l'ho visto anche vestire la maglia rosa al Giro d'Italia, una tappa alla Vuelta. L'uomo di punta di questa formazione è Valerio Conti con il dorsale 131. Stefano Gandin, atleta di Vittorio Veneto, 4 vittorie tra i professionisti. Il figlio d'arte Alexander Konishev da Verona. Giulio Masotto non è presente in questa foto perché sta arrivando proprio a Reggio Calabria. Dalla Serbia, attenzione, classe 99, Veljko Stojnić. Dall'Argentina, ottimo il suo inizio di 2023, German Nicolas Tivani Perez. È il fratello d'arte, naturalmente veronese, 2 vittorie tra i prof, classe 96, Attilio Vivani. Team Coratec, Serge Parsani, Francesco Frassi e Fabiana Luperini. Allora, naturalmente i nostri politici accompagnano la presentazione di questi ragazzi e a loro chiediamo di alzare la mano per essere identificati. Facciamo un passo avanti tutti e iniziamo a ricordare che in ammiraglia c'è un grande del ciclismo italiano, velocista, cavallo degli anni 80-90, tante vittorie al Giro d'Italia, 13 per l'esattezza, Paolo Rosola, al quale va un applauso degli sportivi presenti. Alla guida di questa formazione che schiera il Trentino, classe 2002, Michele Berasi. Da San Daniele del Friuli, Tommaso Bergagna, altro veronese del gruppo, classe 2000, lui è Samuele Carpene. Il bresciano Andrea Cocca, uno tra i più giovani, essendo nato l'8 giugno del 2004. Altro classe 2004 è Omar Dal Cappello. Lorenzo Peschi, atleta classe 2002 da Massa. E il mantovano Diego Ressi. Signori, questa è la General Store SGB Fratelli Curia. Andiamo con la prossima formazione. Chiedo sempre la massima collaborazione. La prossima sarà la Work Service. Stai andando in un camino. Ok. Chiedi a un corridore qualcosa. Ok, ok. Un più rappresentativo. Inventati. Bianchi inventati. Sì, sì, sì. Ciao. Allora andiamo con la Work Service. Intanto salutiamo tutti coloro che stanno animando, che vanno a guadagnare il palco prestigioso di Reggio Calabria. Eccoli qua, e anche a loro chiedo l'alzata di mano. Kevin Bonaldo, atleta di Loria, trevisano, quest'anno terzo al Memorial Polese ad inizio stagione. Da Monte San Giusto, dal cuore delle Marche, Filippo Dignani, dorsale 112, da Magenta, Lombardo e Giacomo Garavaglia, veneziano classe 2003, e Samuele Mion, da Massa, toscano, Luca Tornaboni. Attenzione a classe 2004, uno tra i più giovani in gara, corridore di Dolo, provincia di Venezia, Daniel Zanta. E un applauso speciale a Nicola Venchiarutti, che ritorna alle corse, corridore nato a Tolmezzo, classe 98, che va a completare lo scacchiere della Work Service Vital Care Dynatec Vega. Volevo fare una battuta con Daniel Zanta, dorsale 116. Daniel, rimani qua con noi, anche perché c'è curiosità, sono i più giovani, questo è un classe 2004, quindi compirà 19 anni proprio quest'anno. Daniel, che emozione è correre e gareggiare tra i professionisti? Beh, di certo è un sogno che si realizza dopo tanti sforzi, e essere qui è veramente un onore e veramente una bella esperienza, che ringrazio la squadra per questa opportunità. Cosa ti sembra del calore di Reggio Calabria? È davvero bello vedere così tante persone a vedere le corse, è un'emozione. Allora facciamo un applauso a Daniel Zanta, uno tra i più giovani in gara quest'oggi. E il principe del nostro ciclismo, Gianni Savio, lì, e Andrea Peschi in cabina di regia. Vi presentiamo i ragazzi, il colombiano Miguel Flores, classe 96, un altro colombiano, vice campione colombiano under 23, Andres Mansipe. Attenzione al bresciano, sempre in fuga, Filippo Tagliani. C'è Diego Pescador, è il più giovane in gara, è nato il 21 dicembre del 2004. Jonathan Restrepo Valencia, colombiano, classe 94, e il bresciano da Gavardo, Alessandro Bisolti. L'applauso di Reggio Calabria per la GV Shimano Sidermec di Gianni Savio. Gianni, una battuta al volo, la strappiamo, è sempre un piacere, ti ho presentato come grande ciclismo. Abbiamo detto
Thomas Pesetti,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Un attimo col presidente.